cui il miglior cortometraggio horror va a Larve di Alessandro Motta. Bravo! Con la seguente motivazione della giuria: per la cura nel ricreare un'epoca lontana e misteriosa e per una regia e una fotografia di alto livello e qualità in grado di veicolare una storia complessa e stratificata. Complimenti ancora, però c'è l'autore qui in sala, quindi lo invitiamo a salire sul palco. Vieni, vieni con noi. Buona serata, complimenti. Vi consegniamo la targhetta. Grazie, grazie a tutti. Allora, sono molto felice di essere qui, di ricevere questo premio. Sono qui con Francesco Cerrato, che è l'autore della colonna sonora e nonché co-produttore del film. E che dire, è un progetto indipendente, nato veramente grazie all'aiuto di grandi amici. Volevamo raccontare una storia che appunto richiamasse la figura di Cesare Lombroso, che secondo me è una figura che cinematograficamente meriterebbe tantissimo, ecco. Abbiamo deciso di raccontarlo in questa chiave un po' horror, non solo horror, effettivamente una storia effettivamente stratificata, complessa, con tante sfumature, e sono molto contento, ecco, di ricevere questo riconoscimento. Lascerei parlare anche Francesco. Io sarò brevissimo, grazie e ringrazio appunto per questo premio che va a tutte le persone che hanno lavorato assiduamente. È stato un lavoro, come potete immaginare, molto lungo, molto faticoso, molto duro. Abbiamo girato durante il Covid, nel periodo proprio di tutte le chiusure, quindi il giorno in cui dovevamo cominciare le riprese è rimasto tutto chiuso, quindi insomma è stato particolarmente complicato, però diciamo che nella nostra idea questo vuole essere in realtà un punto di partenza, quindi ci auguriamo che anche attraverso questi riconoscimenti possa arrivare magari questo film lungo che possa raccontare ancora meglio la storia di Lombroso e tutto quello che c'è intorno a questa Torino magica che ci ha ispirato tanto ed è meraviglioso. Grazie. Vi faccio un po' di domande, se volete, una domanda tecnica sul film. Tanto vi rinnovo i complimenti per la messa in scena, ma la domanda è: quanto è difficile girare un film in costume in questo modo, cioè a livello di scenografia, appunto di costume? Ma è difficilissimo effettivamente, perché quando poi si parte non avendo un budget, è chiaro che qualsiasi cosa tu faccia e voglia mettere in scena costituisce una voce importante. Per di più, se si tratta di un film in costume, va da sé che ci spaventava, ecco, questa cosa. Però grazie a tutte le location storiche che abbiamo trovato, grazie anche agli amici rievocatori, ai costumi che ci sono stati forniti, alcuni li abbiamo anche pagati, non è che ci è stato dato tutto gratis, però sì, sicuramente è davvero molto faticoso ricreare le atmosfere gotiche. Ci siamo riferiti molto al cinema di Mario Bava e comunque a tutte quelle atmosfere lì. Effettivamente non è stato semplice, devo confessare che prima di iniziare a girare ero molto spaventato e temevo di non riuscire ad arrivare alla fine di tutto questo progetto, però alla fine insomma ha vinto la volontà e la voglia di arrivare fino in fondo. E allora vi rinnovo i complimenti, perché visivamente era bellissimo, e vi ringrazio ancora per essere qua. Grazie a voi. Buona serata. Buon filmone.